sono perse. Oggi, ma tra l'altro, tu mi facevi notare che è il 4-4-24. Quindi era 4-4-64 per i Beatles, oggi 4-4-24. Hai capito? E noi cominciamo con la torta di mele rustica, non prima di averti chiesto qual è la tua canzone del cuore dei Beatles. Obladi oblada. Ah, oblada. Eh sì, questa qua insomma, un grande classico. La ascoltavo con il Walkman, sai quello con le spugne arancioni? Che adesso non... Eccoti qua. Ecco, no, lì sono il The Cavern. Cos'è il The Cavern? È dove sono nati i Beatles, a Liverpool. Ah, sei andato a fare... Ma qui eri qualche anno fa anche qua. Sì, grazie per avermelo ricordato. No, sei sempre uguale, sono come me, un po' più magro. Io quando vedo le foto di quando ero, dico, vabbè, dai, sono... Cioè, me li porto ancora, dai, me... Cioè, insomma, non è che sono proprio... No, però la ciccia è venuta su. Ecco, quella lì segna il tempo. Perché allora, noi con la scuola abbiamo un progetto con Liverpool, quindi con addirittura con la console italiana. A proposito, scusami, di grassa e di magro, ma scusate, ma voi avete riconosciuto Federico Fusca? No, perché Federico Fusca... No, ha perso... Alzati un attimo, Fede. 19 kg, praticamente non ha più mangiato né pasta né pane né dolci. Niente. Solo carne, pesce ed è dimagrito. Ne avevo bisogno, Ma adesso sto bene. Li ha dati a lui. Li ha presi Paul McCartney. Li ha presi Paul McCartney. Tutte le volte che qualcuno perde i chili, li prendo io. Prendi tu. Gli Prata sono invece sempre perfetti. Vabbè. Qui è terra napoletana. Però Mattia, capito, fa anche tanta palestra. Perché poi uno poi dimagrisce. Ma tanta ginnastica. Hai capito. Siccome invece quando viene qui, insomma, noi mangiamo, adesso ci dedichiamo questa torta di mele rustica. Esatto. Quindi mele gol. Golden, possibilmente. Allora, o le golden o le renette, ma potete farlo con le mele che avete a casa. L'importante è che non siano quelle farinose. Cioè quelle Che a me poi non piacciono neanche le farinose, non piacciono neanche da mordere. Ma magari da mangiare così sono quelle un po' più dolci, però per fare questa torta... Sono quelle che danno crack. Quelle croccanti, vero? Crack, sì. Comunque niente, quelle che avete, l'importante è che non siano farinose. Le dobbiamo tagliare, per sbucciare prima di tutto. Tagliare a metà, detorsolare... E poi andiamo a fare delle incisioni sulla cupola e andiamo a metterle a macerare con dello zucchero, una parte di zucchero che è quello della ricetta e un po' di succo di limone, ma poca roba, quindi così. Proprio così, non tagliarle fino in fondo, è solo tagliuzza, fare dei piccoli taglietti. Dei taglietti, esatto, così, a fettine, le mettiamo in una pirofila, io ce le ho già, vi faccio vedere, qualcuna l'avevo già fatta, quindi le mettiamo così, ci mettiamo sopra una spolveratina di zucchero di canna, che è quello della ricetta, e appena appena qualche goccia di succo di limone. Sei raffreddato? Non dirmi niente, tanto lascia stare. Lascia stare, lascia sempre raffreddato. D'altronde... Dai, che siamo a fine stagione. Siamo tutti morti. Allora, quindi questo tagliozzino così... Allora, ne facciamo 5 mele così, quindi 10 metà. Le lasciamo qua una mezz'oretta, il risultato poi è questo. Quindi le lasciamo macerare, non è che dobbiamo mettere da nessuna parte. No, guardate così, come perdono l'acqua. Coperte, magari con la pellicola. Quel pulcino qua che fanno, vedete, ci servirà per la torta. Esatto, quindi questo dopo, quando hai detto, da così a così. Una mezz'oretta. Una mezz'oretta. Una mezz'oretta, questo qua è il risultato. E te dici, ma chissà quanta roba c'è. No, questa qua è tutta acqua delle mele, vedete, che poi ci serve nella torta. Intanto però cominciamo subito a montarla, perché è semplice da fare. Semplice, abbiamo le uova da montare intere, quindi le rompiamo qua direttamente nella planetaria, guarda. E sono 5. Quindi 5 mele e 5 uova. 5 mele e 5 uova, vedi, esatto. Così semplifichiamo. Ecco qua. E le andiamo a montare con il rimanente zucchero di canna, quindi quello che non abbiamo messo sulle mele lo mettiamo nelle uova. Ok. Poi cosa avremmo fatto? Ci mettiamo su del burro a sciogliere a bagnomaria, ma mi raccomando, non mettetelo caldo. Il burro, il burro. Lì, perché sennò cuociono le uova. No, poi non va bene, non perché attiva subito il lievito. Quindi quando c'è il burro fuso nelle torte con un lievito che è quello per i dolci, non mettete mai caldo, perché sennò attiva subito il lievito. Questi sono dei buoni consigli, attenzione, perché poi uno li... Allora, intanto che monta, mettiamo sempre l'estratto di vaniglia. Ok. Ci prendiamo qua, insomma, intanto il lievito lo mettiamo nella farina. Questa volta è una farina come quella della frolla di ieri, debole, perché sono torte che non hanno bisogno di glutine dentro, quindi poi dopo ci spiegherà meglio magari Fulvio la settimana prossima, quando farà la scuola delle farine, vero? Sì. Quindi... Sì, settimana prossima mettiamo la scuola delle farine, che io voglio capire tutto. Promesso. Poi abbiamo la fecola, quindi farina, fecola e lievito tutti insieme.
farina, fecola e lievito, insieme. Poi abbiamo anche della polvere di mandorle. Ok, quindi mettiamo prima la polvere di mandorle. Sì, che sono delle mandorle semplicemente tritate. Tritate. Perché molti dicono farina di mandorle, farina di mandorle. Non si chiama farina quella di mandorle o quella di nocciole, perché la farina per la normativa italiana è solo quella di un cereale. Quindi molto spesso si sbaglia, vero Fulvio? Farina è solo quella di un cereale, quindi farina di riso si può dire, sì, farina di mais, è un cereale. Esatto, però ma di frutta polvere. Secca è polvere. Bene, polvere di mandorle. Allora, poi mettiamo, guarda, c'è anche del mascarpone. Ah, mascarpone te proprio è proprio... Ma mi piace. Lui lo mette sempre dappertutto perché... Mi piace. Insomma, mettiamo meno burro e mettiamo un po' di mascarpone nella montata della torta. Allora, mettiamo. Se uno non avesse il mascarpone, aumenta il burro? Aggiunge un pochino, sì. Aggiunge il burro in... allora, se di mascarpone, ad esempio, sono, credo... Aspetta, che non... Mascarpone, 100 grammi. 100 grammi di burro ne mette... 60. Esatto, così... ne aggiunge ancora 40. Ok, quindi fa 100 di burro. Fa 100 di burro. Che 60. Poi mettiamo il mascarpone, invece, in questo caso. Perché il mascarpone che cosa dà di più del burro in questa torta? E lo rende più, come posso, più scioglievole, più vellutato. Più vellutata. Perché il mascarpone comunque è sempre panna, non è che... Esatto. Però è fatto in un altro modo, ecco. Montiamo ancora un po'. Sono curiosa di vedere questa torta, perché siamo partiti dalle mele, che è crudo. Poi abbiamo ancora anche la buccia di limone, quindi quello che abbiamo spremuto prima, l'altra metà, mettiamo anche il profumo della buccia di limone. Ora non ci rimane che mettere le polveri, esatto. Diamo fuoco alle polveri. Quindi abbiamo, ricordo, messo la fecola, lievito e la farina debole tutte insieme. Non serve setacciarle questa volta, perché comunque non è una torta montata che ha bisogno della farina setacciata. Yellow submarine, yellow submarine. Le sai tutte le canzoni? No, ha mandato anche la... No, ma quello lì è il tarocco, non è il... Il plettro, ma penso. Non è il plettro. No. Va bene. Non importa. Non, va bene così, va bene. E niente. Questo ci hanno mandato di Paul McCartney e questo ci teniamo. Sì, noi ci teniamo quello che ci danno. Quindi è così. Allora, mettiamo... Torta. Prima di tutto le mele sul fondo. Quindi imburrata con la carta forno. Con la carta forno, esatto. Le nostre mele che sono state mezz'ora in macerazione, semplicemente con un po' di zucchero di canna, hanno lasciato questa bella acquetta e si sono ammorbidite. Perfetto. Okay? Guarda, vedete 10. Che ci sta proprio 10. Tortiera da 26. Ok, specifichiamolo almeno... perché magari a occhio non si vede. Tortiera da 26, 10 mezze mele sono perfette. Allora, quel puccio lì che si è avanzato adesso dalla torta... Lo metto dentro lì nelle farine. Brava Anto, lo mettiamo qua dentro perché è ancora zucchero e succo di mela con appena appena un po' di succo di limone. Tutto? Quindi tutto. Andiamo a diluire la pastella. Ecco qua. Vedi che bello, così sa proprio di mela. Sa di mela e poi comunque non andiamo ad aggiungere ulteriore zucchero. Certo. Ecco, vedi come ti rimane liscia. Ma questa è un'idea geniale. E poi ce la spatasci su come se fosse un po' una tartatella. Brava, e poi ce la versi sopra. Così. Ma questa è un'idea geniale di sta torta di mele rustica, ma la voglio fare anch'io subito. Prova a rifarla perché guarda, intanto è molto melosa. A me piacciono abolire le mele. È molto melosa. Esatto. E poi è buona, non è tanto zuccherata, anche perché noi abbiamo messo lo zucchero di canna dentro, che ha un potere edulcorante inferiore rispetto a quello che potrebbe essere il saccarosio, che è lo zucchero comune che si usa solitamente, no? Quindi guarda che roba. La pareggiamo un attimo. Quanto deve stare in forno? Ci deve stare un bel 45 minuti. A 170 gradi, non prima però di non aver spolverato anche lo zucchero a velo la superficie sopra. Sì, guarda appena, che appena bello così. Zucchero a velo sopra e voilà, 170 gradi, 45 minuti. Il risultato è questo qua. Guarda, no, ma guardate che cos'è. No, vabbè, ma è meraviglioso. Una zata. Allora, questa qua hai due maniere per poterla servire: o la colazione della mattina. Oppure con una pallina di gelato anche tiepida, magari anche il dessert dopo pranzo. Ecco, per scaldare la fettina di torta, quando uno la vuole tiepida, come fai? La metti nel microonde? Brava, 10-20 secondi nel microonde diventa tiepida giusta. Ok. Senza trovarci nel freddo del letto. Io vorrei Quindi, ma la tagliamo, Una fettina, dai, giusto così per gradire. Allora, per farla vedere da dentro come viene,
con quelle belle mele che abbiamo messo intere, quindi è molto melosa, come dice. È proprio bella melosa. Il professor Persegani, guardate che bella, perché quando la tireremo su, vedete, si vedono tutte le mele di sotto qua, che rimangono sul che fondo, rimangono, vedi? Guarda. Se tu la giri diventa come una sorta di tartatella. Però mi piace così perché la crosticina. Esatto, la crosta sopra, a differenza della tartatella, deve rimanere sopra, e quando la mordi la senti poi sotto. Poi te la metto anche col gelato. Assolutamente, tanto tu sei qua, io vai sono avanti. Qua, vado torta avanti di mele rustica, prof Persegani.